Di Freddi ha sentito che le regole sulla quarantena nelle scuole, insomma, si stanno facendo degli sforzi per evitare che la formazione e l'istruzione dei nostri ragazzi peggiori, mettiamola così. Ma io, se mi permetto di dissentire fortemente con il sottosegretario, che ha detto due volte questa definizione di deprivazione culturale per l'attività didattica a distanza. Ma io non capisco bene, mi sembra che sia una posizione che sicuramente noi adulti possiamo avere, perché anzitutto non siamo abituati forse a stare sui social e sui computer e di fronte appunto a uno schermo televisivo o del cellulare e tutta la santa giornata. I ragazzi al contrario invece lo fanno e non credo che si sentano deprivati culturalmente quando o per esempio dal punto di vista dell'amicizia, quando sono ciascuno a casa propria e parlano con gli amici attraverso il telefonino. Cioè la didattica a distanza è stata anzi in realtà un'occasione che si sarebbe dovuta in realtà proseguire, naturalmente non sempre, io non dico che bisogna sempre soltanto fare sempre le lezioni a distanza e non andare mai a scuola, ma anche nel lavoro. Per esempio l'idea di Brunetta di ritornare tutta la pubblica amministrazione di corsa di nuovo negli uffici, ci sono persone più illuminate a partire da Bill Gates in giù, no? Che dicono che effettivamente il 50% dei vecchi lavori si potrebbero benissimo fare a distanza e tra l'altro ci sarebbero vantaggi sia nelle scuole che nei lavori, per esempio per i trasporti, ma non soltanto legati al Covid. Pensiamo a quanto tempo si perde, per esempio, per andare sul luogo di lavoro o sulla scuola. Sì, così no, via. Mi scusi, si potrebbero mi scusi, benissimo certo. mescolare Professor queste Di Freddi, due cose. No, lei giustamente allarga il discorso, perché poi sappiamo che c'è anche una abbastanza ancora viva polemica tra il ministro Brunetta e molti dipendenti, ma anche funzionari e dirigenti pubblici a proposito del ritorno in presenza. Però diciamo, faccio la difesa, poi in carne ed ossa si difende da solo, del sottosegretario Sasso, che la didattica a distanza sia stata no, un disastro, non lo dice Sasso, lo dicono i dati, mi pare, invalsi anche, che hanno certificato dal punto di vista dell'apprendimento cos'è stata la didattica a distanza. Pazzaldi, senza andare a scomodare gli invalsi, il punto è questo. Dal punto di vista della socialità forse ha ragione poi Di Freddi, ragazzi. Cerco davvero in 30 secondi di spiegarmi meglio. È chiaro che c'è molto della didattica integrata che va salvato. C'è molto, ma io ricordo a me stesso, e non al sottosegretario, ma al padre di due ragazze che all'epoca dell'inizio della pandemia frequentavano la scuola elementare, che per settimane, con un personale docente che non è assolutamente formato per la didattica. Allora, quindi quello che voglio dire io è che la deprivazione culturale evidentemente c'è stata, soprattutto per i bambini più piccoli, e ci sono state settimane in cui molti insegnanti, poverini, purtroppo aggiungo, si limitavano a mandare dei link di YouTube e chiedevano ai bambini di fare il riassunto, perché vede, professor Di Freddi, lei sa meglio di me, non basta un collegamento internet per fare un'adeguata didattica integrata, e tutti i pedagogisti sono d'accordo con me. È chiaro che io sono d'accordo con lei quando dice che vanno preservate, anche perché siamo nel 2021, è l'epoca dei social, però la mia preoccupazione è che un bravo insegnante lo può essere in classe, ma magari potrebbe avere qualche difficoltà con una didattica. Dovremmo rivedere tutta la nostra offerta formativa. Quindi io non è che sono uno di quelli che a spada tratta vuole solo la maestra in classe con la didattica tradizionale. Dico che prima di arrivare ad uno step successivo dobbiamo formare i nostri docenti. E io rivendico il termine di deprivazione culturale e rilancio, le aggiungo, il termine di tossicità digitale. La scuola è vita, è esperienza, è scambio di informazioni. Io purtroppo nella mia regione ho avuto per un po' di tempo un presidente, che è la Puglia, che è Michele Emiliano, che oggi rivendica la riapertura delle scuole, e meno male, ma per molto tempo dava ai genitori incredibilmente la possibilità di scegliere con la scuola on demand se potersi recare a scuola oppure no. Mia figlia un giorno, presa dalla pigrizia, mi ha risposto: papà, guarda, io resto in pigiama, è così comodo, mi collego, faccio quello che voglio. E io gli ho risposto: vai a scuola, dai anche fastidio, prenditi anche una nota, ma vivi e cresci. La scuola non è soltanto nozioni, è un insieme di relazioni. Esatto, a quel tempo non era neanche sotto